Sono subito corso a Mantova, appena seppi dell'accaduto. Messer Aretino, quali sono le condizioni del nostro Giovanni de' Medici? Signor Duca d'Urbino, la mia ansia e la mia preoccupazione sono grandi. Il dottor Abramo è di là con signor Giovanni, solo lui può dare il vero responso. Ma quali le ragioni del suo ferimento? Appresi che la battaglia era terminata, che le truppe stavano tornando nel quartiere. In verità, Giovanni e i suoi soldati si stavano dirigendo a Governolo, nel territorio nel quale si erano fortificati i nemici. Davanti a una fornace, ecco me, un moschetto gli colpisce quella gamba già ferita nella battaglia di Pavia e gli fracassa l'arto nella parte posteriore non riparata dallo schiniero. Lo conduciamo in San Nicolò Po, si cerca un medico, non lo si trova. In una lettiga sotto una bufera di neve lo si porta a Mantova. A Mantova, un nuovo ostacolo. Il marchese Francesco Maria Gonzaga rifiuta di farlo entrare in città perché ha paura. Prego, scongiuro che non si lasci passare altro tempo prezioso. Infine ottengo il consenso del marchese. Comunque Giovanni non può essere ospitato a palazzo e lo conduciamo qui, in casa di Luigi Gonzaga, suo amico e parente del marchese. Maestro, quali sono le condizioni del nostro Giovanni? Le condizioni dell'organismo piegato dalla malaria e l'avanzata cancrena impongono di agire con rapidità. Che cosa intendete? Purtroppo che l'arto va tagliato al di sopra della parte malata. Giovanni preferirà la morte alla menomazione. Dobbiamo convincerlo. Quale speranza abbiamo di aver salvato la vita se taglierete la parte infetta? Eccellenza, non lo so, ma so che se passeranno altre ore non ce ne saranno più. Signor Francesco Maria della Rovere, la vostra presenza mi dà grande consolazione. È doveroso visitare l'amico nel momento del bisogno. So che voi vi sareste comportato nella stessa maniera. Pietro, amico mio, cosa accadrà? Io farei ingiuria al vostro animo se con un giro di parole volessi persuadervi che la morte cura ogni male. Voi vivrete se... Sì. Lasciatevi tagliare il guasto dell'arto e in 8 giorni tornerete alle vostre imprese a far regina l'Italia che ora è serva. Quel colpo di moschetto ha fatto più male a noi che a voi, amico mio amatissimo. Se vi lasciate morire, con voi non soltanto scomparirà un condottiero, ma un esercito. Lasciate che il medico salvi noi e voi. Ma prima, credetemi, non basta che voi siate forte e glorioso nel mestiere delle armi. Ora voi dovete rivelare le vostre qualità anche con la religione sotto le cui osservanze siamo nati. Mi confesserò sempre, come in tutte le cose feci il mio dovere. Nel bisogno farò anche questo. Dopo, maestro Abramo, mi affiderò a te. Signore, dovrete trovare 8 o 9 persone per tener fermo l'ammalato quando amputerò. Neanche 20 mi terrebbero. Saremo soli. Qualcuno dovrà tenere il lume sulla gamba, altrimenti come farò a vederci? Non temete. Sarò io a fare lume a me medesimo. Va bene, signore. Va bene. Dopo l'amputazione, lo lasciai che diceva: io sono guarito. Scherzava. 2 ore innanzi giorno le condizioni peggiorarono.
Mi pregò che lo facessi addormentare col leggere. Ciò facendo, lo vedo addormentarsi di continuo. Alla fine, quando aveva dormito un quarto d'ora, si destò dicendo: io sognava di far testamento e son guarito. Se io vado migliorando così, insegnerò ai tedeschi come si combatte e come io so vendicarmi. Poi, peggiorando, da se stesso ha chiesto l'estrema unzione e ha fatto testamento. Ha lasciato molte migliaia di scudi in contanti e roba fra quelli che l'avevano servito e 4 giuli per la sua sepoltura. Quale esecutore delle sue ultime volontà ha scelto voi? Sua Eccellenza il Duca di Urbino. Io voglio vederlo. Cercate di amarmi quando non sarò più. Amico amatissimo, voi ci lasciate un retaggio di gloria e la fama delle bande nere, al cui solo nome si atterrisce ogni più agguerrito nemico. Noi vi stimeremo e vi onoreremo in eterno. Fate supporre al mondo che io viva ancora. E dite ai miei soldati di essere grandi nelle sconfitte, clementi nelle vittorie, che siano come saette devastatrici sui campi di battaglia, ma che rifuggano nelle città conquistate dalla rapina e dal massacro. Quante ore di vita mi rimangono? Voglio sapere quanto mi resta da vivere. Vostra Magnificenza, non lo so. In nome di Dio rispondi. Vostra Magnificenza, forse 3 ore. Ci voleva tanto. Maestro Abramo, avvicinati. Dimmi, fu ignoranza o tradimento? Rispondi, ti giuro per il Dio che nessuno lo saprà. Tu puoi in questo momento non cancellare un sospetto dalla mia mente o alleviare di un rimorso la tua coscienza. Cosa volete dire, signore? Io mi avvidi che tu non amputasti. Dove avresti dovuto. Per carità. Ne sono certo. Per carità, signore, come potete dire questo? Chiunque te l'abbia fatto fare, digli che gli sono grato. Che non volevo più vivere. Con questa scena abbiamo ricostruito liberamente l'episodio della morte di Giovanni de' Medici, detto delle bande nere. Le bande nere sono chiamate così perché portarono una fascia nera in segno di lutto in occasione della morte di Papa Leone X, di cui Giovanni era nipote. Giovanni muore a Mantova nel novembre del 1526, poco dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco nel corso di un combattimento contro i Lanzichenecchi, truppe mercenarie anch'esse, soprattutto tedesche, al servizio di Carlo V.
quegli stessi Lanzichenecchi che di lì a qualche mese, nel maggio del 1527, porranno a sacco Roma. Corse voce allora che una imperizia voluta ad arte nell'intervento chirurgico abbia provocato la morte del condottiero, ed è questo uno dei tanti casi non risolti dalla storia. Ma a noi quello che qui interessa è che l'episodio assume l'aspetto, il significato di un emblema, si può dire, di una profonda trasformazione che avviene in questi anni e che segna la fine dell'epoca dei grandi condottieri. In effetti la nuova arte militare basata sulle armi da fuoco, di cui Giovanni rimane vittima, elimina l'antica arte militare di cui Giovanni de' Medici era stato espressione, secondo la tradizione delle città-stato italiane del Medioevo e del Rinascimento, mentre proprio in questi decenni si vanno sviluppando e organizzando gli eserciti nel senso moderno. Di questa novità dell'arte della guerra, che muta il volto della guerra, del momento culminante del sacco di Roma e del grande duello tra Francia e Spagna e Impero tratteremo in questa puntata. Una scheda filmata, come al solito, ci presenterà gli elementi fondamentali informativi. Nei primi decenni del Cinquecento, la Francia da una parte, Spagna e Impero dall'altra, si battono per la supremazia sull'Italia. È un periodo di guerra incessante che trasforma la penisola in un campo di battaglia e che vedrà la Spagna vittoriosa. La prima mossa è della Francia. Luigi XII avanza diritti sul Ducato di Milano, in mano agli Sforza, e sul Regno di Napoli, governato dalla dinastia spagnola degli Aragonesi. A nord, la Francia trova un alleato nella Repubblica di Venezia e si impadronisce di Milano, cacciandone Ludovico il Moro. A sud, intanto, un esercito spagnolo conquista la Calabria e le Puglie nell'intento di sostituire gli Aragonesi con Ferdinando I, il sovrano che ha unificato la Spagna. Al progetto spagnolo si oppongono i francesi, mentre i reparti italiani combattono al fianco dei due contendenti. È nel corso del conflitto franco-spagnolo per la supremazia nell'Italia meridionale che avviene la famosa disfida di Barletta. 13 italiani, tra i quali sono Ettore Fieramosca, Fanfulla da Lodi e Giovanni Brancaleone da Roma, offesi per alcuni apprezzamenti sul loro valore, affrontano vittoriosamente altrettanti francesi in una sfida di tipo medievale, combattuta alla presenza dei due eserciti. La guerra consente agli spagnoli di insediarsi a Napoli, dove resteranno per due secoli. Il Ducato di Milano torna agli Sforza e alla Francia resta soltanto Genova. A Luigi XII succede sul trono di Francia il giovane Francesco I. L'ambizioso sovrano, deciso a riprendere il sopravvento in Italia, passa le Alpi e sconfigge Massimiliano Sforza a Marignano. Ma le aspirazioni del sovrano francese vanno oltre la riconquista del Ducato di Milano. Ora addirittura pretende la corona imperiale. Su questa però avanza diritti anche Carlo d'Asburgo, il principe tedesco che ha ereditato la corona di Spagna col nome di Carlo V. Ancora una volta il teatro del duello tra Spagna e Francia è l'Italia. A Pavia, nel 1524, il re di Francia viene sconfitto e condotto prigioniero in Spagna. Anche il Papa Clemente VII subisce le conseguenze dell'alleanza con i francesi. Un esercito di 10.000 uomini, composto in gran parte di lanzichenecchi, soldati di professione e luterani, scende dalla Germania e punta contro Roma.
Nessuno si leva ad affrontarli, ad eccezione di Giovanni de' Medici, meglio conosciuto come Giovanni dalle Bande Nere, nipote di Clemente VII. Il condottiero resta però ucciso in uno scontro nei pressi di Brescia. Il 6 maggio 1527 l'esercito imperiale entra in Roma. Il Papa, i cardinali ed alcune centinaia di funzionari della curia si rifugiano in Castel Sant'Angelo, mentre lanzichenecchi, spagnoli e numerosi predatori italiani saccheggiano la città. Nessuno farà mai il conto esatto dei morti, né riuscirà a valutare l'ammontare dei furti, delle rapine, dei riscatti. Il sacco di Roma dura 8 giorni, ma passerà molto tempo prima che l'ordine venga ristabilito. Roma è irriconoscibile, spogliata, umiliata. Le perdite dei suoi tesori, i danni alle opere d'arte, alle biblioteche, agli archivi, sono incalcolabili. Come ultimo atto, la peste infierisce sui superstiti e miete vittime anche tra i saccheggiatori. Tutta l'Europa è scossa dal sacco di Roma. Lo stesso Carlo V sconfessa il proprio esercito e si riappacifica col Papa. Gli restituisce lo stato della Chiesa e assedia Firenze per imporvi nuovamente il potere dei Medici. Da parte sua, Clemente VII incorona Carlo V imperatore in San Petronio a Bologna. Siamo nel 1530. Il predominio spagnolo sull'Italia è ormai consolidato. La guerra tra Francia e Spagna sarà portata a termine dai successori di Francesco I e Carlo V, lo spagnolo Filippo II e il francese Enrico II. La pace sarà conclusa con un abbraccio tra i due sovrani nel 1559 col trattato di Cateau-Cambrésis. La Francia lascia così il Piemonte, dove i duchi di Savoia governano uno stato cuscinetto tra l'area francese e quella spagnola. Torino è la sua capitale. Muore invece la Repubblica di Siena, dopo un'eroica e disperata resistenza alle truppe spagnole e fiorentine. Siena viene annessa al dominio dei Medici, riportati al potere a Firenze. Cosimo I si lega ulteriormente allo stato della Chiesa e il Papa Pio V gli concede il titolo di Granduca. Anche Genova si sottrae all'influenza francese e cade sotto quella spagnola. I Fieschi, filo francesi, soccombono alla fazione dei Doria, la grande famiglia che guida il partito favorevole alla Spagna. Nel sud dell'Italia, i viceré spagnoli tentano invano di ridurre la potenza dei baroni. Tuttavia, lasciano intatti i privilegi dell'aristocrazia locale. Milano è guidata da governatori spagnoli, ma qui Filippo II teme l'eccessivo potere dei propri rappresentanti e scende a patti con organismi rappresentativi locali. L'unico stato italiano che conserva un'effettiva indipendenza resta Venezia, dove i patrizi mantengono il potere con pugno di ferro. Si istituisce un organo giudiziario che acquista presto una sinistra fama, il Consiglio dei Dieci, affiancato dai 3 inquisitori. Venezia, regina del mare, ha bisogno infatti di un saldo ordine interno per condurre la propria attività mercantile. Entriamo ora in merito al grande scontro tra Francia da una parte e Impero Spagna dall'altra parte. Terreno di questo contrasto è l'Italia. Ci chiediamo perché l'Italia e qual è il significato di questo scontro. Lo chiediamo a uno studioso della storia politica dell'età moderna, Giorgio Spini, dell'Università di Firenze. Ma credo che bisogna avanti tutto chiarire. Francia è la casa reale di Francia, è la corte, l'entourage, i gradi militari. Io scommetto il collo che l'enorme maggioranza dei francesi non ne sapeva nulla e nulla gliene interessava di queste guerre. Sono quello che è l'atroce,
è che questa Europa che si è svenata, tu lo sai meglio di me, no? Per oltre mezzo secolo, per che cosa? Per motivi assolutamente irrazionali, perché una dinastia vuole allargare i suoi territori, perché Carlo V vuole aggiungere ancora la corona, il dominio di Milano alle sue già numerose corone. Ma sono guerre poi, se ci si pensa un momento, cosa sono questi soldati? Le bande nere, cosa sono le bande nere? Sono contadini poveri dell'Appennino toscano che si vendono per 4 soldi a ammazzare e essere ammazzati. I lanzichenecchi del sacco di Roma sono contadini tedeschi poveri di montagna. Quindi sono guerre che vengono condotte da soldati non motivati, da poveri diavoli, da morti di fame, diciamo. L'orrore del sacco di Roma si spiega bene così, sto scatenarsi di queste masse di poveri ignoranti, brutali soldati, un sacco di Roma che non serve a niente, non è nemmeno il saccheggio coloniale dei tempi moderni, non per difendere il colonialismo, ma c'è una razionalità economica, lì non c'è. E la Spagna si dice ha conquistato, benissimo, Napoli per 200 anni è stata spagnola, e che ne hanno fatto, si potrebbe dire, gli spagnoli, che se ne sono fatti. Certo, un certo numero di ufficiali ha fatto carriera, un certo numero di funzionari si è andata a insediare in vari uffici napoletani, e poi mica è esistita un'economia spagnola rafforzata. La Spagna, anzi, alla fine di queste guerre si è ritrovata ancora più impoverita, fallimento della corona di Spagna sotto Filippo II, addirittura si arriva al paradosso del re di Spagna che non paga i creditori. Ecco perché queste guerre hanno, direi, un bilancio in complesso negativo. Sul negativo vorrei aggiungere un'ultima cosa, ed è l'avanzata dei turchi. Mentre le corone occidentali, Franco, Asburgo, Valois, vero, combattono fra di loro, i turchi si pigliano un pezzo dopo l'altro d'Europa. Arrivano a un certo giorno fin quasi sotto Vienna. Quindi l'Italia, poveretta, è la grande vittima di queste guerre, si capisce. Il teatro di battaglia disastrato. Ma direi che l'Europa in genere ha un bilancio pesante, negativo. Ecco. Vorrei che approfondissi questo punto del costo della guerra, costo non soltanto finanziario, politico, ma anche materiale e morale. Ma certo, costo materiale. Insomma, noi vediamo questo sacco di Roma, episodio clamoroso, ma tutta l'Italia per anni è stata percorsa da queste masnade saccheggiatrici. Guarda, Firenze non è stata saccheggiata, ha subito l'assedio del 1530, vero? Quello famoso assedio di Firenze. Si è chiuso con una resa senza saccheggio. Beh, ci sono voluti all'ingrosso 10-15 anni avanti che Firenze si ritirasse su da quel colpo, perché tutte le campagne sono devastate, tutte le relazioni commerciali sono state interrotte, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia ha avuto certamente un costo materiale altissimo da pagare, ma costi morali anche. Per esempio, è vero, 1517, le tesi di Wittenberg, inizia la riforma protestante con Lutero. 1524, Zwingli scatena la riforma protestante a Zurigo. Ricordiamoci, Zwingli è un ex cappellano militare, è stato a Marignano, ha visto gli orrori della guerra e ci ha scritto contro, vero, questi orrori. Allora, c'è una domanda a cui forse io stesso non saprei dare una risposta categorica, ma che porrei anche in che misura questa grande rivoluzione religiosa, la rivoluzione protestante e tutti i fenomeni sociali che la accompagnarono, vero, che la seguirono, si spiegano senza l'esasperazione destata nelle masse popolari europee da questa terribile vicenda. E quindi di qui lasciami concludere con una parola: la grandezza morale di quelli che capirono, che lanciarono le parole della pace, Erasmo di Rotterdam, con le sue polemiche contro la guerra, e San Tommaso Moro, poi la Chiesa Cattolica ha canonizzato, vero, che compresero l'abisso che si stava aprendo tutta l'Europa. Tra l'altro, mentre questa Europa si batte, arrivano i turchi. I turchi arrivano fino quasi a Vienna. Cioè il bilancio è in larga misura
un bilancio terribilmente negativo, a cui si riesce con difficoltà ad attribuire un segno positivo qualsiasi. Vorrei finire, ti ricordi, Michelangelo, questo grande protagonista di questi tempi, la Sistina, il giudizio terribile, quel Cristo terribile che condanna. Ecco, io lo vedo tanto, Michelangelo, il giudizio di Cristo sugli uomini, sullo sfondo di questa tragedia che lui stesso ha vissuto con tale tensione, con altissima tensione, come sai, religiosa, vero, spirituale, quant'era Michelangelo. Giorgio Spini ha dato e ci invita a dare giudizi severi sulle scelte politiche di questi anni e naturalmente sui due maggiori protagonisti di queste scelte politiche, Francesco I e Carlo V. Ascoltiamo, attraverso le relazioni degli ambasciatori veneti, che sono particolarmente attenti ai problemi politici di questo periodo, come di altri periodi storici, i ritratti di Francesco I e Carlo V. Il re è in età di 52 anni. Ha un aspetto davvero regale, tanto che, anche se non si è mai vista la sua figura e il suo ritratto, solo a guardarlo un forestiero dice: questo è il re. Tutti i suoi movimenti sono così nobili e maestosi che nessun principe lo eguaglia. Mangia e beve benissimo e, quel che più importa, vuol vivere in estrema allegrezza e consolazione. È ricercato nel vestire con ori e ricami e gioie e vesti sontuose. Non solo sa della guerra ed ogni parte sua, ma anche della caccia, di lettere, delle lingue. Però, malgrado i suoi bei discorsi e il suo gran sapere, le cose della guerra non gli sono riuscite troppo felicemente. E alcuni dicono che egli è saggio a parole, ma non nella mente. L'imperatore si trova in età di anni 51, mal disposto nel corpo, per la gotta che tutto l'inverno lo travaglia orribilmente. Patisce molte volte di asma, usa ogni intelligenza nell'intendere ogni particolare delle cose sue. Né si spende uno scudo in casa sua che gli non abbia o non veda la polizza. Non veste, né ha mai vestito, pomposamente, ma usa portare ora il saio o la cappa, ora vesti corte sino al ginocchio. Sua maestà è molto religioso, ode due messe ogni dì e dice molte orazioni. Nel negoziare usa parole molto ambigue, se è necessario. È duro sopra ogni punto d'onore e su ogni minuzia contenuta nei contratti di pace e di leghe. Delibera tardi ed è poi risoluto. Terrà talvolta due giorni il corriere sospeso per vedere a sangue freddo se la deliberazione gli riesce bene. In questa sala della Villa Farnese di Caprarola abbiamo pensato di invitare Franco Cardini dell'Università di Firenze, studioso di tecnica e di strategia militare dell'età medievale e dell'età moderna, per chiedergli di parlarci dell'uso dell'arma da fuoco nella strategia militare ai primi del Cinquecento, un tema che abbiamo affrontato a ragione nella scena iniziale con cui si è aperta questa puntata. Bene. L'arma da fuoco nasce ai primi del Trecento, ma si può dire non si sviluppa seriamente fino ai primi del Cinquecento. Fino ad allora la regina incontrastata delle battaglie, prima la grande spada cavalleresca, qui noi abbiamo qui un bellissimo esemplare molto particolare, e poi la lunga picca dei picchieri, dei fanti, delle guerre del 4 e del 500. L'arma da fuoco sostanzialmente è nel suo meccanismo di massima qualcosa di molto semplice. Si tratta di un tubo di metallo fucinato o più tardi forgiato, più tardi fuso, incaricato con una certa dose di polvere da sparo, di polvere nera, che fornisce la forza propulsiva a un proiettile che è una palla di pietra per i cannoni. Infatti i primi cannoni si chiameranno pietriere e più tardi di ferro fuso per i cannoni oppure di piombo per gli archibugi. La polvere nera è nata probabilmente nell'Estremo Oriente, forse in Cina,
dove però veniva usata essenzialmente per scopi pirotecnici. C'è tutta una leggenda, tutta una mitologia sulla polvere nera, anche sui suoi inventori occidentali, il monaco Bertolt Schwarz, per esempio. Schwarz in tedesco vuol dire nero, quindi probabilmente si tratta di un eroe eponimo, oppure il grande filosofo del 200 francescano Ruggero Bacone. In realtà noi non sappiamo molto su chi abbia inventato la polvere nera o chi l'ha portata in Occidente, ma degli ingredienti sappiamo tutto quel che c'è da sapere, che poi è poco. In realtà si tratta di un miscuglio meccanico di tre ingredienti base: comune salnitro al 75% nel miscuglio tipo, carbone in un miscuglio variabile dal 10 al 15% e infine zolfo. I tre ingredienti venivano immessi nel mortaio, venivano pestati più o meno a lungo a seconda della consistenza che si voleva raggiungere, la polvere doveva essere granulosa per essere meno fumosa e più attiva, e poi si inserivano con un meccanismo di innesto che vedevano nell'arma, e il risultato era, come vedremo, abbastanza interessante. Ecco, dopo questa piccola magia si può passare a osservare alcune bocche da fuoco, alcune armi vere e proprie, come si presentavano nel corso del XVI secolo. E le primissime armi erano in realtà degli scoppi o scoppietti, cioè appunto dei tubi più o meno innastati su dei supporti di legno che permettevano al soldato di sparare, di portarli in giro, ma erano praticamente qualcosa che non si possono definire armi di postazione, come questo cannone, non si possono definire nemmeno fucili. Lo sdoppiamento tra l'arma di postazione con calibri vari e l'arma da portatile avverrà appunto col 500. Il cannone, praticamente, qui abbiamo un esemplare di metà 500, su un affusto che permette di trasportarlo e anche di neutralizzare gli effetti dell'arretramento dell'arma dopo lo sparo, cioè di quello che si chiama il rinculo. Il cannone, dicevo, viene caricato prima con una certa dose di polvere, che va calcolata bene perché altrimenti tutto scoppia, come succedeva di solito, o molto spesso almeno, e poi si mette la palla, in questo caso una palla di ferro fucinato, di un calibro, cioè di una larghezza che evidentemente deve essere pari o leggerissimamente inferiore al calibro, cioè all'apertura del cannone. Dopodiché, avvicinando un qualcosa di incendiato al focone, cioè a un foro sulla parte inferiore posteriore del cannone, sulla culatta, avviene lo scoppio. Il fuoco incendia la polvere nera, come abbiamo visto, dà alla palla la forza propulsiva per colpire. Naturalmente la portata, quindi la traiettoria che la palla fa, la capacità della palla di colpire in maniera veramente forte, eccetera, tutto questo viene determinato in un primo tempo, diciamo così, a braccia, con criteri molto, molto approssimativi. Dicevo che col 500 si passa dal cannone all'archibugio con un processo di divaricamento di un'arma da fuoco indifferenziata all'origine. L'archibugio, qui abbiamo due esempi di archibugi che ci vengono dall'armeria di Castel Sant'Angelo in Roma ed alcuni esempi di pistole che vedremo. L'archibugio è naturalmente anch'esso caricato ad avancarica, cioè lo si carica dalla canna, e lo si carica con polvere, poi dopo la polvere si mette la palla, si preme il tutto con una bacchetta apposita e quindi la carica finisce nella camera di scoppio. Ora, come si innesca la camera di scoppio? In un modo all'inizio molto semplice: si ha qui, questo è un contenitore da miccia, si ha una miccia che si applica al cane, alla parte superiore di un meccanismo ad esse, di cui si fa azionare la parte inferiore in modo che la miccia accesa colpisca uno scodellino, appunto, il termine tecnico è questo, su cui l'archibugiere ha versato della polvere nera. La polvere si incendia, attraverso il solito focone che abbiamo già visto per il cannone, il fuoco passa all'interno e la forza così sviluppata fa esplodere
la palla. Un buon archibugio poteva avere una portata anche di 200-800 metri, ma una gittata utile, quindi una forza di penetrazione utile, sensibilmente inferiore. Questo sistema a miccia offriva naturalmente degli svantaggi notevoli. La miccia andava sempre tenuta accesa, bastava tempo umido o pioggia, oppure uno spostamento brusco dell'arma che facesse ribaltare la polvere, uscire la polvere dello scodellino, perché si dovesse ricominciare tutto da capo. Quindi naturalmente il problema fondamentale dell'archibugiere era sparare rapidamente e creare immediatamente, appena si creava la necessità, avere del fuoco a disposizione. Verso la metà del Cinquecento questo problema viene risolto dalla pietra focaia, cioè da quella pietra piromaca, una sorta di calcedonio, che viene inserita fra le ganasce del meccanismo che noi appunto chiamiamo cane per la particolare conformazione. Molto spesso questi meccanismi sono sagomati, come in questo caso, che è un'autentica opera d'arte, non necessariamente a cane, qualche volta a drago, a grifone, eccetera. Tra le ganasce, tra le fauci, il cane tiene questo pezzetto di selce appuntita, premendo il grilletto il cane cade in avanti su un ulteriore meccanismo che noi vediamo qui, un meccanismo circolare, la cosiddetta ruota, che si comporta come un nostro comune accendino, un accendisigari voglio dire. Quindi si sprigiona una scintilla che incendia la polvere e fa scoppiare il colpo. Successivamente dal fucile si passerà a un fucile modificato, più corto praticamente, che si può manovrare con una sola mano e che useranno soprattutto i cavalleggeri, che sarà la pistola. Nel confronto tra questo archibugio e questa pistola voi vedete come proprio si sia passati da un pezzo all'altro, quasi con una specie di analogia iniziale. Poi naturalmente l'arma pistola si modificherà, come vediamo in questi due pezzi inglesi del Settecento, che sono già con un meccanismo di sparo ad acciarino, quindi ben più avanzato, anche se sono ancora da vancarica, e il secondo dei quali, una curiosità, ha una piccola baionetta innestata più o meno come le baionette del XVIII secolo. La baionetta è un elemento innovatore della tecnica militare appunto del Settecento. Ora, concludendo e riassumendo, in che cosa in fondo si può far consistere la cosiddetta rivoluzione delle armi da fuoco? Sostanzialmente all'inizio non ci si accorse un granché che una rivoluzione era avvenuta. L'Ariosto sosteneva che l'arma da fuoco era soprattutto un'arma sleale, non cavalleresca, ma Chiavelli diceva che le armi da fuoco facevano molto rumore ma poco danno. Si continuava a combattere col solito sistema, la cavalleria pesante, i massicci quadrati dei picchieri. Però nei tempi lunghi ci si accorse che effettivamente qualche cosa di nuovo era avvenuto. L'arma da fuoco, sia il cannone sia l'archibugio, era riuscito a sfondare il massiccio quadrato di picchieri, che è la grande innovazione della tecnica militare del primo Cinquecento, quindi a spodestare le fanterie dal loro piedistallo cinquecentesco. L'arma da fuoco ha anche modificato profondamente, per esempio, la struttura dell'architettura militare, le fortezze, i castelli, le città murate cambiano aspetto, diventano città bastionate proprio a causa dell'arma da fuoco. L'arma da fuoco modifica anche lo spirito europeo, fa sì che il soldato cessi di essere anzitutto un guerriero e cominci a diventare anzitutto e prima di tutto un tecnologo, in prospettiva forse un tecnocrate. E finisce, si può dire, la lunga era dell'eroismo, dell'eroismo guerriero, e comincia quell'era della guerra come fatto tecnologico nella quale noi ancora oggi viviamo. Abbiamo accennato più volte in questa puntata al sacco di Roma del 1527 e ne parliamo ora più ampiamente perché è un momento cruciale nelle tensioni politiche e religiose del primo Cinquecento. Sotto l'aspetto politico, col sacco di Roma ha fine quella fase delle alleanze tra i diversi stati italiani, ora a favore della Francia, ora a favore della Spagna, per bilanciare, per creare un equilibrio nella penisola e in Europa. Per il papato, in particolare,
a fine la possibilità di quel gioco politico come Stato territoriale tra i diversi Stati italiani che era iniziato dalla metà del 400. Sotto l'aspetto religioso, che è particolarmente importante, il Sacco di Roma rappresenta il culmine di una serie di denunzie che si erano sviluppate da tempo contro la corruzione della curia romana. La voce di Savonarola, possiamo ricordarla, come possiamo ricordare le voci di tanti predicatori itineranti che percorrono l'Italia e l'Europa tra la fine del 400 e i primi decenni del 500, auspicando in senso apocalittico, profetico, la rigenerazione della Chiesa. Ma forte, predominante, è la voce di Lutero, che percorre l'Europa ormai da 10 anni e che denuncia la Babilonia romana, e dietro i Lanzichenecchi c'è appunto questa voce potente che appunto accresce la tensione e la violenza poi dello scontro e del saccheggio contro appunto la Babilonia romana. E cade tutto questo, questa somma di motivi, di sentimenti, di emozioni, nel momento in cui le due grandi autorità dell'Europa cristiana, il Papa e l'Imperatore, sono in lotta tra loro con la prevalenza in questo momento dell'Imperatore. Ma il Sacco di Roma è anche un momento di riflessione e di ripensamento come contraccolpo. Sul piano politico ormai chiarisce che i giochi politici sono compiuti e che ormai la situazione è favorevole all'impero Spagna, come poi avverrà, è vero, come i fatti successivi dimostreranno. Sul piano religioso, ma anche culturale, a fine, proprio come cesura, quel momento aureo, come era stato esaltato dagli umanisti, del Rinascimento papale, che era appunto culminato nel papato di Leone X, e all'ombra del Sacco di Roma comincia a crearsi una nuova situazione che aprirà la strada, sia pure con ritardo, con esitazioni, a una riforma interna della Chiesa romana. Ma vi sono anche aspetti militari che è importante sottolineare e chiarire, e di questo chiediamo a Franco Cardini. Sì, sotto il profilo militare il Sacco di Roma si profila certamente come una grande tragedia, ma direi essenzialmente anche come una commedia degli equivoci, una strana commedia che il Guicciardini sintetizzerà in due parole: tradimento o paura. Forse non ci fu paura da parte dello schieramento, del composito schieramento della Lega. Forse non ci fu nemmeno tradimento, non più almeno di altre volte. Certamente però la cosa è molto strana. Quello che pomposamente viene chiamato l'esercito imperiale è in realtà un coacervo di truppe abbastanza male organizzate al servizio di un capo, agli ordini di un capo prestigioso come il Conestabile di Borbone, parente e nemico del re di Francia, ma organizzate essenzialmente in un grande corpo di lanzichenecchi, forse un 10.000 mercenari tedeschi, appunto fanti mercenari tedeschi, con un corpo di cavalleria al comando di Filiberto d'Orange, il tutto comandato da quel grande soldato che era il Frundsberg, grande soldato e grande ammiratore e seguace di Martin Lutero. Ci sono poi gli spagnoli dei Tercios, la grande fanteria castigliana, e infine ci sono degli italiani, gruppi abbastanza raccogliticci. C'è Fabrizio Maramaldo, che diventerà famoso poi per la gesta di Gavinana, c'è anche un gran signore come quel Ferranta Gonzaga, figlio di Isabella d'Este. Tutto questo, circa 20.000 soldati in tutto, avanzano attraverso l'Italia con scarsa organizzazione logistica, con un parco di artiglieria addirittura inesistente, il che è buffo se si pensa che vanno ad assalire quella città che è guardata, protetta da una delle fortezze più formidabili del tempo, appunto la Mole Adriana, diventata Castel Sant'Angelo,
che è fornita delle artiglierie più formidabili di quel periodo. Quindi questa armata procede in maniera abbastanza indisciplinata, disorganica, anche perché tutti sono molto preoccupati per le paghe che vengono a mancare, i lanzichenecchi spesso si ribellano per questo, e alla fine si rovescia su Roma. Una Roma circa 50.000 abitanti, forse qualcosa di più, però in gran parte non romani, e quindi cortigiani del Papa, accoliti, servitori, eccetera, eccetera, stranieri e via discorrendo, una Roma, dicevo, del tutto impreparata ad accogliere questa ondata militare che gli si butta addosso. Tanto è vero che della grande cinta muraria risalente all'imperatore Adriano, eccetera, i punti deboli non erano stati riparati. Gran parte del Tevere era libero, quindi libero alla futura incursione, addirittura il Ponte Sisto era libero. I gruppi si riversano su Roma il 5 maggio, entrano in borgo, cioè nella parte di nord-ovest, la parte vaticana di Roma. Il Papa fa appena in tempo a salvarsi attraverso il passatoio che dalle mura leonine porta in Sant'Angelo, e da Sant'Angelo, fra l'altro sembra che l'assalto del 5 maggio sia stato condotto col favore di una fitta nebbia, da Sant'Angelo gli assaliti contemplano, Cellini ce ne dà un quadro vivissimo, contemplano praticamente senza poter far nulla gli assalitori, i quali assalitori a loro volta non possono assediare Sant'Angelo. È un errore dire che Sant'Angelo è stato assediato. Il sacco di Roma, con tutti i suoi orrori, si squaderna ai piedi di Castel Sant'Angelo, e quello che potranno fare gli assalitori sarà semplicemente tracciare una trincea a nord di Castel Sant'Angelo per fermare l'esercito della Lega, che sta tallonando da vicino l'esercito imperiale, ma che non lo assalirà mai. Francesco Maria della Rovere, il comandante dell'esercito della Lega, arriverà alla fine di maggio a Roma, starà un po' lì e poi si ritirerà. È un contator, è un temporeggiatore secondo lo stile della grande arte militare del 400, un'arte che ormai sta finendo. E con questo si chiude, militarmente parlando, un capitolo anche da questo punto di vista non privo di significato. Decenni di guerre, dunque, nella prima metà del Cinquecento, un lungo periodo di pace nella seconda metà del secolo, dopo la pace di Cateau-Cambrésis. Per riprendere il discorso con Giorgio Spini, gli chiediamo qual è la situazione in Italia, questa pace spagnola, ecco, dopo Cateau-Cambrésis. Dunque, mi sembra, come sai ci sono delle valutazioni contrastanti, però mi sembra che si possa dire che si è ristabilito un equilibrio a livelli probabilmente inferiori a quelli dell'aurea Italia del Rinascimento, ma tuttavia non spregevoli, specialmente si intende negli stati italiani restati autonomi. Prendiamo per esempio questo grande impero spagnolo, ha bisogno di banchieri, i banchieri sono genovesi, Genova lucra immensamente sui trasporti di argento che arrivano dall'America via Spagna, e dalla Spagna poi debbono ripartire per i fronti delle guerre di Filippo II. Ecco che si costruiscono fortune genovesi colossali. E in dimensioni tuttavia cospicue, per esempio, la Firenze di Cosimo I dei Medici, dei suoi successori Francesco e Ferdinando I, beh, avanti tutto si costruisce uno Stato abbastanza solido da durare fino all'unità d'Italia, cioè 300 anni l'ha fatti, quindi la salute ce l'aveva. Uno Stato in cui non c'è più state rivoluzioni, più state agitazioni, quindi la gente era abbastanza soddisfatta. Una ripresa economica innegabile, non parliamo poi della Venezia del secondo Cinquecento, che mi sembra ancora uno dei grandi centri di civiltà europee, non c'è dubbio, è la città dei grandi pittori ancora, è la città dalle cui tipografie escono tutti i libri, vero? La grande importanza del mercato librario veneziano, questa
potenza marinara che esiste ancora, capace di affrontare una terribile prova come la guerra di Cipro. Quindi, sia pure a livelli non così elevati, è pur tuttavia una Italia che ha una vitalità, un polso, tra l'altro anche, diciamo, delle personalità di statista che vanno da Emanuele Filiberto, è stato certamente, si sa, un po' una specie di agiografia sabauda, vero? Si è voluto metterlo più in alto di quello che era, però è riuscito bene o male a ricostruire questo stato piemontese. Figure energiche come quelle di Sisto V nello Stato Pontificio, i Medici, l'ho già detti, l'aristocrazia veneziana. Ecco, quindi direi che ancora, malgrado il terribile dissanguamento del periodo di guerra, malgrado il danno politico e morale prodotto dall'asservimento spagnolo, direi che ancora un'Italia della seconda metà del Cinquecento non è un'Italia in fallimento. Tra l'altro vorrei accennare a una cosa a cui forse non tutti pensano. Quanto si costruisce e come si costruisce in questa Italia del secondo Cinquecento? Sai che si può dire l'urbanistica moderna è nata allora. I Medici ti hanno fatto una città intera a tavolino, Livorno, fatta così dal niente. Sisto V ha sistemato Roma, vero, con via Sistina, via Ripetta, eccetera. Della stessa Napoli, via Toledo, è la Napoli del Cinquecento, certo, insomma, la più bella strada. Spagna, certo. Non parliamo poi dei palazzi veneziani o di via Balbi a Genova, eccetera. Quindi questa stessa robustezza pianificatrice, urbanistica, eccetera, ti dà appunto il senso di questa perdurante vitalità e direi perdurante capacità di piani razionali che ha l'Italia. Ecco, l'Italia del Rinascimento non è tutta morta nella seconda metà del Cinquecento. Si può ancora parlare con ragionevolezza, con giustizia, di un'Italia tardo rinascimentale, secondo rinascimentale, però è ancora la grande, il paese a cui tutto il resto dell'Europa guarda ancora come ad un modello di civiltà per i tempi ancora insuperato. Insomma, la regina Elisabetta impara l'italiano in Inghilterra, se vuole essere una regina civilizzata. Mi pare che questi sono fatti da tener conto. Ringrazio Giorgio Spini per il quadro così vivo che ci ha dato della situazione italiana tra la prima e la seconda metà del Cinquecento. Indubbiamente la situazione italiana mantiene ancora nella seconda metà del Cinquecento elementi del Rinascimento, della cultura e della società del Rinascimento, ma la società italiana comincia a mutare e questo mutamento si accentuerà via via col tempo. Nella prossima puntata riprenderemo alcuni temi e approfondiremo soprattutto quelli riguardanti la crisi spirituale del Cinquecento, dalla riforma luterana alla riforma cattolica alla controriforma. Grazie.